Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro. Le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui, facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra, e dalla nube uscì una voce: «Questo è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno se non Gesù solo con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. Parola del Signore. Siamo al secondo appuntamento della Quaresima, carissime e carissimi, secondo. Siamo andati nel deserto domenica scorsa con Gesù. Adesso il Signore ci porta avanti. La Quaresima non è solamente un tempo, è qualcosa di molto di più, è una dimensione della vita, è un tempo particolare, una dimensione che ci fa guardare indietro, guardare adesso e guardare avanti. Ed è importante per tutti, per noi adulti soprattutto, ma anche per i bambini, per i giovani, guardarsi dentro e vedere che cammino stiamo facendo. Allora il Vangelo che ci viene proposto ogni domenica non è solamente una storia passata per dire: Maria, che robe che è successo, che cose che ha fatto Gesù. No, parla di noi, della nostra vita quotidiana. Questo è il Vangelo. Pensatevi che oggi c'è proprio un Gesù che cammina insieme con noi, parla con noi e parla della nostra vita. Ti porta su un monte il Signore. Oggi insieme con Lui camminiamo verso l'alto. E noi che sappiamo un po' come vanno le cose, sappiamo che la vita veramente è una pontara, si dice in dialetto, e tutti capiamo che cosa vuol dire, vero? È difficile. E noi che abbiamo sul groppone qualche anno ormai, sappiamo che in questo cammino della vita ci sono delle domande, degli interrogativi, e il perché ce li portiamo con noi, come ci portavano questi interrogativi Pietro, Giacomo e Giovanni, che tra l'altro non sono i migliori, io mi sento bene con loro. Pensatevi che Pietro era il testone di turno, Pietro, testa dura, Giovanni, Giacomo, erano, gli aveva soprannominati Gesù, figli del tuono, che voleva dire sempre rabbiè, sempre pronti, violenti, sempre a chiedere il fuoco per tutti. E Gesù prende proprio loro, quindi vuol dire che c'è posto anche per me, forse anche per te. Vuol dire che non sono i migliori che camminano con il Signore. E queste domande che abbiamo sono le domande di tutti. Perché? Perché la vita?
Che senso ha? Perché soffrire? Quanto siamo inquieti dentro di noi, o no? Perché la morte? Perché il male? Perché nelle nostre famiglie le cose non vanno secondo quello che vorremmo? Perché non educhiamo bene i nostri figli? Non ce la facciamo, e sì che vorremmo. Alla sera, quando spegniamo la luce, ci guardiamo indietro e diciamo: avrei voluto fare un mucchio di cose belle e invece mi sono arrabbiato, sono stato cattivo con quella persona là, ho risposto male. Avrei voluto avere delle relazioni più positive con le persone che ho incontrato, invece là sul lavoro sono stato scortese. Quanti interrogativi. Perché la guerra? Perché in questo mondo c'è la guerra? Perché il male? Perché c'è il male? E magari lo affibbiamo a Dio e diciamo: sei tu il colpevole del male, Signore. C'è morta una persona e diciamo: perché Dio me l'hai tolta? Sei tu il colpevole. Non è vero? Non sono questi gli interrogativi? La vita le napontara. E bisogna parar, andare in su con difficoltà, con questi interrogativi. E delle volte non scorgiamo nemmeno il Signore che cammina con noi, ma c'è. Anzi, ci prende per mano in mezzo a questi interrogativi e ci porta sul monte. E là sul monte si trasfigura. Ci fa vedere un altro modo di essere, di vivere, di pensare. Ci trasfigura e vuole che ci trasfiguriamo. Non che ci sfiguriamo, ma che ci trasfiguriamo insieme con Lui. E la trasfigurazione è già una risposta alle grandi domande che ci siamo appena fatti, che ci accompagnano. Ma non è la trasfigurazione di un mago che ha la bacchetta magica per risolvere i problemi della nostra vita, no. Pensatevi che la trasfigurazione di Gesù vuol dire, per esempio, la croce. La croce di Gesù è la risposta che Lui dà al problema del dolore, al problema del male. Perché? 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 E Lui risponde non con parole, non con pensieri, non con filosofie. Le lascia ai filosofi tante teorie. Lui apre le braccia sulla croce e accoglie il dolore di tutta l'umanità. Lui è presente quando soffro. Quando c'è la morte di una persona cara, Lui sta piangendo insieme con me. Non è il colpevole che cattivamente mi toglie gli affetti. Non è questo Dio. Lui sulla croce si trasfigura e trasfigura il dolore. E poi c'è la Pasqua, la Pasqua, la grande trasfigurazione di questo Dio innamorato della vita, talmente innamorato che non vuole la morte. Magari noi la costruiamo con le guerre, non andiamo d'accordo. E non solamente le guerre atomiche, ma anche le guerre familiari. Lui vuole la vita. E allora si trasfigura e vuole che ci trasfiguriamo, proponendosi proprio come il Signore della vita e non della morte. E poi si trasfigura anche all'interno di una comunità cristiana. Si presenta come, per esempio, il pastore buono, il pastore bello. Il pastore che cammina insieme con noi, con la sua comunità, e ci conduce per pascoli che noi non abbiamo nemmeno immaginato. Ci conduce per relazioni nuove, vuole che trasfiguriamo i nostri rapporti, che noi impariamo a trattarci un po' meglio, a perdonarci, ad essere misericordiosi. Questo pastore bello ci conduce per queste strade. E Pietro se ne accorge che è bello questo Dio. Lo intuisce, anche se è un'intuizione proprio momentanea, ma anche un'intuizione che vuole possederlo. È bello, Signore, per noi stare qui. Stiamo sempre qui, facciamo tre capanne. Stiamo sempre qui, dai, sei tu che ci risolvi tutti i problemi. Invece il Signore cosa fa? Ci riporta giù. Ed è il terzo passaggio.
come siamo saliti, come siamo rimasti sul monte, adesso ci fa scendere dal monte. Trasfigurati però, e trasfigurati vuol dire, dai, quello che hai sperimentato, questa fede, testimoniala, annunciala, diventa missionario, perché il missionario non è quello che va distante, il missionario è quello che vive, una fede che è bella, una fede che è incontro con un Dio, di cui ti sei appassionato, di una proposta, di un Vangelo che ha trasformato la tua vita, l'ha trasfigurata. Che bello che è questo Dio. Lo dicevo prima, se una persona non si appassiona, non si innamora, ha una vita grama, anche con Dio. Dio non è una verità, non è una cosa di cervello, anche se ce l'hanno insegnato così purtroppo. La fede, solamente credere in Dio, è poco. Anche il diavolo crede in Dio e ha paura. Noi non ci fermiamo solo al credere in Dio, noi ci innamoriamo di questo Dio, della sua proposta. La fede è bella, e allora ci riporta giù, perché questo lo annunciamo, lo testimoniamo, e diventiamo per esempio operatori di una carità, che vuol dire riconciliazione, che vuol dire amore, che vuol dire essere costruttori di pace, che vuol dire dare i segni nella nostra quotidianità di un Dio che ci ha appassionato. Mi fermo qua. Diventate costruttori di questo Dio, animatori in mezzo alla comunità di un messaggio che vi ha trasformati. Diventiamo tutti capaci di trasmettere questa passione di Dio. I nostri figli hanno bisogno di questo, altrimenti non si fidano più, non ci credono più. E forse è da qua che dobbiamo cominciare a trasformare noi stessi, la nostra fede. Siamo sfigurati delle volte, non solamente dal male, ma da una fede che è solamente teorica. Vi invito ad appassionarvi di questo Dio, del suo Vangelo, ad annunciarlo, a testimoniarlo dove siamo chiamati a vivere. Forse noi ce lo aspettiamo innanzitutto, e tanti altri lo vogliono vedere da noi. Buon cammino a tutti.